sigla di EuroTechnophone.it. Questi sono i nuovi auricolari che mi sono arrivati da testare di AOK, che si chiamano EPT31. Sono nuovi e portano diverse novità rispetto ai modelli, diciamo, che ho provato precedentemente, perché comunque la fascia di prezzo rimane sempre inferiore ai 40 euro, 39,99 euro, quindi per un centesimo siamo inferiori ai 40 euro, ma comunque il prezzo oscilla, quindi teneteli sempre monitorizzati. Cosa hanno di novità rispetto agli altri modelli? Beh, le novità sono tante, sono importanti e sono interessanti. Innanzitutto la prima riguarda la custodia di ricarica. La custodia di ricarica adesso supporta la ricarica wireless. Basterà appoggiarla su una base di ricarica wireless per sfruttare una ricarica a 5 watt, una ricarica lenta, perché chiaramente la batteria è da 300 mAh, quindi non è che possiamo fulminarla. Comunque in circa 2 ore e mezzo, 3 si ricarica completamente. E questa è una novità piacevole, soprattutto per un prodotto che ha un prezzo, come ho detto, inferiore ai 40 euro. La seconda novità riguarda gli auricolari. Praticamente l'auricolare, sia destro che sinistro, hanno un sensore di presenza, ok? A infrarossi, che serve per capire all'auricolare quando è inserito nell'orecchio. A cosa serve? Serve che quando noi togliamo l'auricolare, il brano va automaticamente in pausa. Questa funzione è stata introdotta anni fa con i primi modelli di AirPods e devo dire che è una roba davvero molto molto comoda. In più, Bluetooth nella versione 5.0, la versione 5.0 supporta la bassa latenza e questi auricolari sono in grado di sfruttare il trasferimento audio e video, la sincronizzazione, diciamo, audio-video a bassa latenza. Si attivano con la tripla pressione dell'auricolare sinistro. E questa modalità serve per sfruttare al 100% la reattività tra audio e video, ok? Il ritardo, magari ad esempio durante i giochi. E questa è una funzione molto molto interessante perché praticamente sentirete senza nessun minimo ritardo. Aperta parentesi, dovete avere assolutamente uno smartphone con il Bluetooth 5.0. Non voglio leggere nei commenti che il vostro che voi sentite il ritardo, perché se non avete il Bluetooth 5.0 è normale. Chiusa parentesi. Quali altre novità ci sono? Non me le ricordo. Comunque ora cambiamo l'inquadratura e vediamole nel dettaglio. Guardiamo rapidamente cosa offre la confezione. Nella confezione troviamo il manualetto in varie lingue, comprese anche la lingua in italiano. E qua sotto troviamo il cavetto USB Type-C corto, cortissimo, per la ricarica. E in più abbiamo altre due paia di gommini in-ear. Questi gommini in-ear servono per trovare, diciamo, la vostra giusta misura. C'è un altro paio che è rimasto qua dentro. Voilà. S, M quelli dentro e L, small, medium e large. Io solitamente utilizzo quelli medi, infatti non li ho neanche aperti perché mi trovo bene con quelli, diciamo, che sono già installati di default. Questa è la scatoletta di ricarica, molto molto piccola e leggera. Quando la apriamo si accendono questi tre LED che servono ad indicare la carica residua della batteria e gli auricolari si accendono automaticamente. Abbiamo questa parte qua che è il pannello sensibile al tocco, che serve appunto per gestire le chiamate. Ad esempio, con un tocco possiamo mettere in pausa il brano e farlo ripartire. Con due tocchi sull'auricolare destro va indietro il brano, due tocchi sull'auricolare sinistro va avanti il brano. Per rispondere ad una chiamata bisogna toccare due volte sull'auricolare destro o sull'auricolare sinistro. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto per un secondo auricolare destro o auricolare sinistro, mentre per attivare la modalità a bassa latenza bisogna toccare tre volte l'auricolare destro. Prima ho detto quello sinistro, ma mi sono sbagliato, è quello destro. Mentre per far partire l'assistente vocale, tre volte sull'auricolare sinistro. Sono davvero molto molto piccoli e leggeri. Questi due pin sono i pin di ricarica, vanno a bloccare magneticamente nella loro base. E mentre vedete questo affarino qua sotto è il sensore ad infrarossi, che serve appunto per capire se sono all'interno delle nostre orecchie oppure no. La durata della batteria è di circa 5 ore per gli auricolari e potete ricaricarla fino
ad altre 5 volte con la basetta con la sua custodia di ricarica. Qua dietro abbiamo l'ingresso per la USB Type-C. Allora, eccoli qua, li ho indossati, sono davvero molto molto discreti perché sono piccolissimi, sono dei fagiolini che più o meno vanno infilati all'interno delle orecchie, una volta che li infilate vanno ruotati e abbassati, diciamo, in modo da andare ad appoggiarsi sulla parte bassa delle orecchie. Vi accorgerete che li state utilizzando bene perché sentirete un isolamento, diciamo, generale, questo grazie ai gomini in-ear, e devo dire che le conclusioni sono davvero molto positive. Mi sono piaciute per quanto riguarda la qualità audio davvero molto, mentre per quanto riguarda la qualità delle chiamate, no, nel senso che vanno bene per rispondere velocemente, tipo sì, pronto, ciao, guarda, aspetta, non posso, ti richiamo tra 5 minuti. Ma per effettuare magari una chiamata di 4-5 minuti, secondo me queste non sono adatte perché il nostro interlocutore ci sente molto lontano, far away, molto molto lontano, e soprattutto si perdono un po' di parole. E sinceramente questo mi è un pochino dispiaciuto. L'ho provato in varie condizioni di rumore, eccetera, eccetera, lavorare a casa, eccetera, eccetera. E se a casa un pochino la cosa migliora, però il 90% viene utilizzato sul lavoro di questi auricolari con zone rumorose, quindi da questo punto di vista qua mi hanno un pochino deluso. Conclusioni, siamo arrivati. Dove si acquistano? Si acquistano su Amazon ad un prezzo di 39,99 euro. Come ho detto, dal punto di vista dell'audio siamo veramente al top per quanto riguarda i prodotti ok di questa fascia di prezzo, un pochino meno per quanto riguarda le chiamate. Se siete interessati, trovate il link per l'acquisto sotto alla descrizione del video. Ciao da Diego!